Buongiorno a tutti e benvenuti alla Stanza Rossa Artisti Online. Oggi il nostro primo protagonista è l'artista trevigiano Walter Marin, il quale ci presenta una serie di tele dedicate al soggetto musicale e in particolare a jazz, sua grande passione. Walter arriva così a coniugare due linguaggi artistici che per lui sono colonne portanti nella sua esistenza, che sono la pittura, che ha studiato dapprima al Liceo Artistico Statale di Treviso e poi all'Accademia delle Belle Arti di Venezia, e la musica, musica alla quale si è approcciato in modo autodidatta. Il protagonista, o meglio i protagonisti delle sue tele sono indubbiamente il colore e la luce. Colore e luce che quindi non sono meri strumenti nelle sue mani, ma sono voce narrante, sono coloro che arrivano a togliere dal cono d'ombra i soggetti musicali che vedono i grandi volti noti del blues, soprattutto americano, gli strumenti musicali e le ambientazioni tipiche appunto del jazz. Colore e luce che sembrano conquistare lo spazio compositivo, che giocano nello spazio compositivo e che sembrano quasi note musicali che si appoggiano in un pentagramma e che danno vita a una sinfonia cromatica. Walter Marin infatti ci conduce all'interno di una sensazionale esperienza sensoriale, perché noi non siamo soggetti passivi, osservatori passivi dinanzi alle sue opere, ma veniamo coinvolti in prima persona, entriamo dentro le sue opere e riusciamo a vivere un'esperienza non solo visiva, ma uditiva, quindi riusciamo ad avvertire le improvvisazioni tipiche del jazz, ma anche, a mio avviso, riusciamo ad avvertire una sensazione olfattiva, riuscire a respirare i luoghi all'interno dei quali avvengono questi concerti, riusciamo a sentire l'odore delle sigarette che si mescola agli effluvi di whisky che fuoriescono dai bicchieri per poi confondersi insieme all'odore della fatica, del sudore, della vita. Una vita che Walter Marin arriva a raccontarci proprio attraverso queste sue opere, attraverso molteplici sfumature, molteplici aspetti, ammantando quindi le sue tele di velate malinconie, struggenti nostalgie, le miserie umane, ma anche le conquiste, le gioie, le felicità, che sono non solo quelle degli artisti, delle sue opere, ma che sono poi anche i sentimenti, le sensazioni di ognuno di noi.